grande stima e simpatia. E con l'ammirazione di tutto il piccolo alla sezione lavatore di piedi. Fate l'applauso. Quindi Napoli, quindi siamo sempre in tempo. Io vorrei, con il permesso del maestro Pacilio, vorrei fare questo regalo alla casa anziani, al centro anziani, perché sono 4 anni e mezzo che faccio l'assessore, tante volte sono venuto qua dentro, sono stato in famiglia, quindi è come se io, mettendolo qua dentro, lo metto a casa mia. E quindi vorrei regalarlo a loro e poi gli ho risposto qui. Grazie. Alla sua voce, il suo grido, il suo urlo, la sua risata, il suo sussurro, amante, prostituta, regina, sirena, serva e padrona. Napoli ha mille realtà, mille sfumature, ci lascia il profumo dell'onda che si sfumate sugli scogli, l'aroma del caffè bollente unica al mondo, il sapore degli spaghetti a vongole e dell'insalata di mare, una sfoglia della gadda, riccia o frolla, un babà con rum, sapori, profumi, colori, si mescolano, danzano, portano il ritmo del cuore della città più bella del mondo. Eternamente viva e protagonista di una storia, di una miscela dal sapore un po', come dire, erotico, che non ha né precedenti e né predecessori. Sì, io sono la caffettiera napoletana, detta, come dicevo prima, volgarmente cucumella. Io a casa ho una sua opera depositata che proprio, ecco, il Pulcinella di Napoli, fatto dalle mani proprio del maestro Massimo Pacilio. Quindi io vorrei chiamare Domenico Sepe al mio fianco e anche Massimo Pacilio. Pochi giorni fa ho visto proprio una sua opera che però credo, io non so il termine tecnico, sia insomma fatta di cera, stava ritraendo una donna. Quindi vabbè, io utilizzo vari materiali, poi finalizzano, tutte le mie opere sono finalizzate attraverso il bronzo, quindi è tutto un percorso, l'argilla, la cera e poi la concretizziamo attraverso le sculture in bronzo. Ho inaugurato da poco la scultura qui a Piazza San Marco da Fragone, un monumento che rappresenta Don Gabriele Lavodieri, un parroco, diciamo, della città, e mi ha impegnato, come abbiamo detto prima, la cultura vuol dire unione, la cultura non vuol dire divisione, ma vuol dire amore, passione. E grazie a Tina Piccolo, che ogni volta che la incontro mi emoziona, perché le sue declamazioni, la sua grande passione, il suo voler scavalcare quegli ostacoli che si presentano tutti i giorni, per me sia un punto di riferimento. Tina, il fatto che ho creato un salotto culturale, l'ho chiamato salotto culturale, è principalmente basato sull'ispirazione tua, della tua persona, della tua grande forza di volontà. Quindi non pensavo mai di dirlo, Tina, forse io, invece è un progetto che sta sviluppando Massimo Pacilio con Monica Balsamo, prodotto dal mio salotto. Mi dovete spiegare bene però di che cosa si tratta, perché impegnati anche noi nel libro. Esatto, è molto semplice, raccontiamo i libri attraverso dei video e attraverso la grande maestria di personaggi del mondo dello spettacolo, ma soprattutto attori, che raccontano la trama del libro e quindi anticipare un pochettino quelle che sono le tematiche. È un metodo per avvicinare alla lettura, paradossalmente, il video che ci avvicina poi alla lettura del libro, che ci affascina. Quindi il libro lo facciamo vedere attraverso il video. Perfetto, una parte. Progetto Editoria è un corto ideato da Monica Balsamo, realizzato per dare una risposta al nostro problema editoriale. Una soluzione resa possibile grazie alla partecipazione dell'attore Biagio Gregnelli e alle riprese e montaggio ad opera di Massimo Pacilio, alla disponibilità di Domenico Sepe, presidente del Salotto Culturale Tematico. Buona visione. Thank you.
uomo sapeva che. Tu un uomo sapeva chi sei. Non faccio male. Tu vuoi sapere come succede? Ti da poco prendere, da un periodo del mondo, ti sei trovato tradito, stuprato e ingannato. E mo tu spieghi. Peccato d'orgoglio è stato. Si è assettato, si è fermato. L'amore se ne è più. E tu ti sei arrabbiato con la tappa. E poi l'ha andato a approfittare. Sì, perché si stavano aspettando. E ti hanno rubato in casa. Perché tu non sei geloso. E c'è il bicchiere rubatore. E tutto quanto, E si è assettato. E chi lo vuole non si innamora più. Si è fatto brutto. Sei diventato stuzzo, ignorante. Cineborio. Ma non si è morto. Ancora no. Si manda perché. Alza la testa. Guarda fuori. San mondo sano che sta aspettando a te. Ritrova la meraviglia. Torna a stare amore di tutto quanto. E poi ritorna. Tutto il mondo sta aspettando a te. Sta aspettando Emiliano. Signore e signori, vi lascio Gragna Nero! Anche questo ha accettato il nostro viaggio Gragna Nero. Sì, è perché, giusto come io dicevo, stiamo un poco trascurando questa bella Napoli, questo nostro tesoro. Noi abbiamo un tesoro, lo stiamo trascurando, lo stiamo abbandonando, stiamo diventando egoisti e quindi... E quindi che cosa lasceremo noi ai nostri nipoti, ai nostri figli, ai vostri figli? Ormai noi, lei me l'ha detto, no? Mi ha di, e tanta gente, no? Come si può fare? E tanta gente, lei ha additato me, perché se ne vei capigliano, pure questo. Quindi, amiamo questa nostra città, amiamola e non facciamo finta di niente, perché lo sappiamo che stiamo abbandonandola questa città. E quindi speriamo che ci svegliamo da domani mattina, cominciamo a volerla bene. Ma bene che significa? Scusate, mi rubo un po' di... Significa volere bene. Prima si parlava della raccolta differenziata, no? Ma qui c'è ancora gente che la mattina sa inseghietta o sacchetta la munnezza in da macchina. Ma stiamo scherzando? È assurdo! Qui vogliamo parlare solamente di politici che non sono buoni, poi da mamma in mezza via e allora poi metti la macchina in terza fila quindi cerchiamo un poco di non dimenticare che abbiamo un tesoro e la dobbiamo amare come nostra mamma, la nostra Napoli. Grazie a Pacilio. Allora signori, io un secondo mi allontano un attimo. Parla ancora Massimo Pacilio e dopo voglio un vostro intervento su una cosa particolare. Massimo, lascio a te la parola per due secondi. Grazie, scusate un attimo. Solo due secondi che volevo dare. Ringraziare innanzitutto Monica Balsamo del Salotto Telematico di Domenico Sempre e Domenico Sempre ci ha dato la fiducia di realizzare questo cortometraggio, questo progetto. Poi volevo ringraziare Biagio Grandinero che si è prestato a questa bella iniziativa. Do la parola a Domenico Sepe che è lui che parlare di Napoli. Proprio da questo progetto, Massimo, guardando questo straordinario video che avete realizzato con grande maestria, mi sono fortemente emozionato e secondo me è un linguaggio importante. Progetto editoria vuol dire rappresentare ciò che si scrive attraverso un linguaggio diretto, attraverso il linguaggio visivo che ci trascina direttamente nella scrittura. Quindi Massimo, intanto sono onorato di averti rincontrato nella cultura e non in altre occasioni. Io ti ringrazio. E poi rincontrarsi qui da Tina Piccola, da Tina Piccola è un segno importante da giovane che guarda il futuro. Quindi Tina, per me tu rappresenti non il passato ma rappresenti un punto di riferimento per chi guarda il futuro. Consentimi Tina. Allora mi sembra di aver capito, un libro che si vede, che si ascolta e si legge anche
Allora, qual è la differenza tra il video e la lettura vera e propria? No, in effetti noi diamo un assaggio, cerchiamo di affascinare con un linguaggio diretto che è quello del video il futuro lettore del libro stesso, come abbiamo fatto con Made in Naples, cioè guardando il video ci viene voglia poi di leggere questo libro rappresentato nel video. Quindi è un concetto molto semplice che si sposa con i tempi contemporanei, perché purtroppo non tutti leggono. Scusami, è uno stimolo a comprare. Allora, Napoli bistrattata, Napoli umiliata, Napoli difesa. Questo bisogno che oggi più che mai forte di difendere Napoli, di osannarla, di far scoprire i lati positivi, da che cosa nasce secondo voi? Da una stanchezza, una ribellione, da che cosa soprattutto? No, secondo me nasce semplicemente dire da un'esigenza che abbiamo noi artisti. Noi artisti vuol dire chi ha un'esigenza di comunicare, di fare cultura. Purtroppo siamo dimenticati da tutti, no? Dallo Stato, dalle istituzioni, da tutti. Quindi chi fa cultura sente questa esigenza. E secondo me questo libro che racconta Napoli attraverso che cosa? Attraverso quello che facciamo realmente, cioè la poesia, la musica, le arti visive, è a mio avviso un progetto straordinario perché racconta Napoli direttamente, non attraverso un racconto, scusate il gioco di parole, ma attraverso ciò che noi facciamo, cioè cultura. Non mi ripeto, Dina, perché posso essere questa sera troppo lungo, però le emozioni sono tante, ogni volta che c'è l'opportunità che noi ci incontriamo io sento proprio l'esigenza di dirti certe cose e ringrazio anche bellissimo il salotto di Dina Piccoli. Un grande applauso veramente di cuore. Grazie, io voglio, grazie, voglio donarti, Domenico, sì, questo quadernio didattico che è nato, sì, per le scuole, massimo con il nostro diploma d'onore a fianco a noi. Allora io voglio dire la medaglia, una cosa, simbolo del nostro salotto, il salotto culturale Tina Piccolo, anche per Cragnaniello e per Massimo Pacini. Allora io voglio dire questo e invito tutti, signori, datemi l'opportunità di dire una sola parola. Io vi invito tutti, ovviamente maestri, anche per voi vale la stessa cosa. Noi abbiamo iniziato questa presentazione di questo libro un po' in maniera diversa, no? Quindi è uscito il libro, lo abbiamo dato un po' alla stampa, voi siete microfonata quando volete intervenire, l'abbiamo dato alla stampa, la stampa ci ha recensito e di questo ringraziamo veramente tutti i colleghi giornalisti che hanno parlato di questo libro. Dopodiché abbiamo iniziato con le radio e quindi l'abbiamo presentato in radio, dopodiché abbiamo dato inizio proprio nel salotto culturale Tina Piccolo, perché è casa questa di Tina Piccolo, dove Tina Piccolo opera da anni per la cultura, per l'arte, proprio partendo da questo salotto. Allora io a Tina dissi: no Tina, la prima presentazione permettetemi di farla proprio a casa vostra nel salotto culturale Tina Piccolo. E io invito tutti quanti voi lunedì alle ore 18 per la seconda presentazione ufficiale di Napoli nel cuore al Circolo Pausillipo di Napoli, dove ovviamente saranno presenti personaggi dello spettacolo, della stampa, insomma veramente una bella situazione per far capire che l'unione fa la forza. E la cosa bella è quella di essere tutti uniti, perché un progetto dove non c'è unione non c'è progetto, secondo me. Questa è la cosa. Quindi vi invitiamo e vi aspettiamo. Ore 18, cancellate gli appuntamenti e vi aspettiamo al Circolo Musicolo di Napoli. Allora, io ho portato due mie opere, due per un augurio per questo libro che sicuramente andrà alla grande. L'ho portato uno per Tina Piccolo, che poi abbiamo dato alla Sturi, e lei sicuramente ci vediamo prossimamente. E questo qua la regalo a te. E io ti ringrazio di cuore, perché è un augurio. Io mi emoziono perché le opere di Massimo le ho tutte depositate a casa mia, perché io sono uno che ama l'arte, ama lo spettacolo. E quindi io ringrazio Massimo Pacirio per quest'opera veramente donata con il cuore, che rappresenta un po' la maschera e il simbolo di Napoli, quindi la maschera di Pulcinella. E quindi io dico grazie Massimo Pacirio e viva Napoli nel cuore. Io ricordo che quando ero piccolino mamma mi in un certo qual modo mi faceva essere il commentatore delle sue poesie, gli davo i voti. Ora vedo che mi ha sostituito, non mi pensa più. E quindi è sempre messo molta passione.
parlare di passione fosse riduttivo, è la sua vita. Fatta esclusione forse noi. Mi ha mandato, Massimo Basilio, mi ha mandato un link con un letto fatto tutto di libri, poi una coperta e dice, dice Dina Piccolo dorme qua. E tutti quanti mi hanno chiesto, Dina, ma non ti fai male? Sopra questa montagna di libri, ma insomma, ma come fai a dormire? Io ho detto, guardate, che io ne leggo uno per sera, lo dormo da sotto, lo leggo e poi mi addormento. Quindi, Placido. Che cosa declama? Tema, Dora della Corte declama una poesia su Napoli. Dora della Corte. Mia. Tua, ovviamente, certo. Non è tagliare Napoli. Cari Apprescio, terra Samarina. A luna, e anche stando da lontano, fa l'albo solo da far l'angare. E mentre di statura si sparte una paranza, l'onna a raccoscolle, casa di tulette e affronta. Quando, o tarà là la conto mostra, e preadir, casino, un buon giorno. E Napoli si scende, si pare alzato. Quanti anni sono passati? Forse un secolo, tra voci una campana, mette grinto coro che si reputa amore, poesia. Sembra un comunismo lì di scuola, e che le mie sapie, ci ho scordato. Napoli, a più bella, che la da tutto il mondo una cantata storia. Oggi subisce per finire la durata. Non c'è bisogno, e c'è ormai il bastone. Siamo napolitani. Al mammo grazie. Bravo, grazie. Un bar napolitano. Mentre lui piano piano si nasconde, può prima raggiare il sole già un bar. Un istrumento ancora, tiene suono, ma poi scende di allena creatura. E mamma ranna, poi c'è il cento nutriente, mi scanna su un vocante e l'augello, e ciurla su schippata primavera, fanno pensare a vita vera e vera. Sarà un buon giro, una finestra, posso una ramonata, a donare un caffè, si spanna all'aria. Tu pensi un suono fatto in tanto, si pronto a cominciare a dare un mato. Sono una campana prima del mattino, sarà la chiesa va messa in punto e sette. Può solo che avete l'armonia, o vi ha fatto la voce smette. Chi sa, chi scende, chi accatta, chi vende. E poi salutare se dice buongiorno, si stende in mano con tanto valore. Pure se è sempre stessa la torre, con fede sincera, se ringrazio il Signore. E Napoli canta con vita in te in casa, se mesca nei suoni l'entrata la gente. E quando qualcuno non già sono vestita, mentre mangiare a dove si sente. E a così, piano piano passano l'ora. Finché nata a volte potrò un mondo suo, facendo spazio a una valutata, finché sciabone e dire, nata è una. La grande poetessa Tina Piccolo e Giuseppe Nampa vi danno appuntamento a lunedì alle ore... Alle ore 18 al Circolo Canottieri di Posillipo per la presentazione di Napoli nel cuore con tanta stampa del Roma, del Danaro, del Corriere Blu, del Corriere Salernitano, insomma tantissima stampa e personaggi ad hoc a sorpresa. E ci saranno Diego Paura, capo redattore spettacoli del Roma, che ha curato la prefazione di questo libro. Ciao Diego. La cantante attrice Anna Capasso, che salutiamo anche a lei. Sarà moderato il tutto dal giornalista Bruno Russo e tanti artisti. Io vi ringrazio, la locandina è stata curata per questo evento da Massimo Pacilio. Grazie. Una bellissima locandina che oggi hanno preso dei giornalisti per fare degli articoli, sai Massimo? Grazie. E quindi è piaciuta tantissimo, dice ce la prendiamo per fare poi degli articoli.